Lasciatemi dire che per me è un'emozione che dopo 70 anni in Emilia-Romagna ci sia stata una partita. Qualcuno a sinistra, quando il popolo non vota come piace ai politicamente corretti, è il popolo che non capisce una mazza. Quando il popolo vota ha sempre e comunque ragione. Per uno che ha la tessera della Lega in tasca da quando era ragazzino a 17 anni è un'emozione incredibile. Un dato salta all'occhio, chiaro che uno dei due alleati di governo, penso al Movimento 5 Stelle, se i dati verranno confermati, sostanzialmente scompare dalla regione Emilia-Romagna e quasi, perché a livello di sopravvivenza scompare anche dalla regione Calabria, che sono due delle regioni dove il Movimento 5 Stelle è nato, è evidente che qualcosa domani a Roma cambierà. Mi spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per fare quello che ha fatto tutta la campagna elettorale, cioè cercare di attaccare e screditarmi. Questo spiace perché io ritengo che la politica dovrebbe essere una cosa costruttiva, ma non abbiamo visto da entrambe le parti questa volontà. Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze delle migliaia di persone incontrate, migliaia di persone che hanno sollevato problemi che vanno dalla viabilità alla sanità, persone che comunque si aspettano queste risposte dalla Lega. Bisogna anche dire che è stato un grande risultato, è storico per me il risultato di quanti siete qua oggi e del fatto che per la prima volta nella storia, dopo 50 anni, questa regione era contendibile.